La cultura della legalità nasce e si rafforza attraverso le persone. Dare voce alle vittime è fondamentale per il cambiamento. Il direttore dell'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia, Jonathan Lucas, spiega così il senso del progetto presentato a Palazzo San Giacomo e realizzato con il Comune. Questa iniziativa che noi vogliamo fare a Napoli è un'iniziativa che si propone di dare voce alle vittime del crimine e l'idea è anche di renderla condivisibile, la sofferenza delle vittime, affinché sia la base poi di interventi futuri. È un'iniziativa che fa parte di un programma dell'UNICRI sulla sicurezza urbana e l'idea è quella appunto di far partire da Napoli una serie di programmi che possano aiutare le città e che si basino sull'esperienza delle vittime per fare sia prevenzione, assistenza e disegnare anche le politiche future per la sicurezza urbana e la prevenzione del crimine e lo sviluppo. L'iniziativa mira a dar voce alle vittime del crimine attraverso la raccolta delle loro storie e la condivisione di esperienze per promuovere interventi di prevenzione e assistenza. Racconteremo oggi una storia individuale che però è la storia collettiva, una storia collettiva delle vittime innocenti di questa città, vittime le cui famiglie interpretano oggi un impegno di testimonianza e di impegno civile all'insegna di un messaggio che non è il pianto delle vittime che cambia le cose, ma la loro forza. La loro forza nel senso di voler consegnare agli altri il valore della propria ferita e costruire insieme agli altri quindi quegli anticorpi necessari affinché non capiti più quello che ha colpito loro, ad altre famiglie, ad altri cittadini. Il progetto ha raccolto l'adesione delle istituzioni locali e dei principali organi di informazione sul territorio, a cui si aggiunge il contributo di organizzazioni e realtà che da anni sono impegnate nel contrasto alla violenza e al fianco delle vittime. L'omertà, il silenzio è il maggiore alleato della criminalità. Le vittime, soprattutto di racket e di usura, sono costrette al silenzio. Parlare significa rompere l'isolamento, significa condividere le loro paure, le loro apprensioni e organizzare la rete indispensabile per combattere la criminalità e per vincere la condizione di vittima appunto in cui si trovano.